Mino Sferra, che oggi pomeriggio ha letto per la prima volta le poesie del grande Dante Maffia e ci ha detto: io le voglio leggere qualcuna. È vero, Mino? Prego, accomodati lì, così dopo le leggerai. E iniziamo, dai, iniziamo. Siamo, e poi dopo vediamo un assaggio delle poesie. Allora, io sono... Perché Dante non è solo poesia, è anche, no, no, ma è anche narrativa e scrittura. Funziona, funzionerà tra poco. Funzionerà tra poco, Dante, perché così posso parlare io tranquillamente. Sono felicissima e onorata di stare vicino a te. Io ogni tanto mi viene da ridere, ultimamente, oggi... ti sfrutto in tutti i modi, anche per ogni cosa. Sono orgogliosa di stare vicino a lui, anche perché io, come piccola, piccolissima scrittrice, piccola e super piccolissima poetessa, stare vicino a te, respirare la tua aria, l'aria che respiri tu vicino, mi sento veramente, e non è un volerti, come si dice, baciucchiare l'anima, ma sono parole vere, perché ti stimo tantissimo, sono veramente onorata che tu sei qua a rappresentare radici nell'arte, nella poesia e nella cultura. Grazie, Dante. Allora, la tua opera più recente è Montesardo, è un bellissimo romanzo, un romanzo che devo dire mi ha preso molto. Io ultimamente i libri che ho dovuto presentare li ho dovuti leggere in modo molto veloce, in fretta, spesso non ho potuto nemmeno assaporare bene, ho dovuto anche tornare indietro, sono dovuta tornare indietro per leggere qualche passo, per la fretta, il tempo breve purtroppo che avevo. Invece il tuo ho iniziato con la fretta a leggerlo, sono sincera. Ho iniziato con la fretta perché dico: mi devo sbrigare perché ho altri libri da presentare. Invece piano piano mi sono accorta che mi fermavo da sola, mi sono accorta che assaporavo le pagine, le parole, sono entrata in quel paesino, sono entrata in quel bar con tutte quelle parolacce che dicevano i giocatori di carte, sono entrata in quelle famiglie, sono entrata in quella casa, sentivo i profumi del cucinato, sentivo il freddo di quella neve, sentivo il gemito di quel parto particolare, forte, importante. Quanto c'è di te in questo libro, Dante? Lo so che è una domanda un pochino che spesso viene fatta a tutti gli scrittori, ma io veramente lo voglio sapere, anche perché verso la fine c'è una pagina che mi sembri proprio tu. Buonasera e grazie intanto di questa bella serata. Quanto c'è di me in questo libro? È il metodo Stanislavski di cui si è parlato prima. C'è tutto me stesso sempre, interamente, in ogni libro, in ogni pagina. Se non fosse così sarebbe una finzione, sarebbe qualcosa di maniera, e la maniera non arriva ai cuori. Chi scrive soltanto per fare cassetta, chi scrive soltanto, e ahimè ormai è diventata una moda ricorrente, chi scrive soltanto per questo non compie intanto un buon servizio né morale né estetico alla società, ma non realizza neanche un'opera d'arte, non realizza quella specie di fiato che poi va verso il futuro e lievita, che è una parola che io amo moltissimo, lievita le coscienze, lievita i giovani ad andare verso la conquista di un qualcosa di sottilissimo che sta dentro l'anima, ma che apre poi lo sguardo a una sostanza nuova sulla realtà. Certo, abbiamo qui con noi una bravissima attrice che ci leggerà un passo del tuo libro. Danni la porta. Grazie. Prego. Per l'attrice, troppo buona. Tommaso sa che il cammino dell'uomo è lungo, è sempre aperto alle svolte della storia. Sa che i traguardi sono soltanto pietre miliari, oltre le quali se ne trovano altre, ed altre ancora. E perciò va avanti, senza fermarsi. Avverte che la sua testa si dilata e si riempie di nuovi incanti, di scoperte che lo avvicinano ad una luce sempre più abbagliante. Non si ferma. Appena tornato a Roma, ha ricominciato a studiare come un ragazzetto che ha bisogno di colmare le mille lacune della sua cultura. Attento a ogni parola, attento soprattutto
a cercare di crescere per non deludere se stesso. Il grande approdo è stato questo: non deludere se stesso. Ce n'è voluta per entrare in questa verità. La poesia non vuole la pomposità, stava sbagliando tutto. Doveva cambiare marcia se non voleva soccombere nel difetto di tutti, nel dilagante conformismo che toglie il respiro agli uomini e rende la parola una marionetta, un insipido stereotipo. Non lo sa se è soddisfatto di ciò che ha fatto e ottenuto. Se deve giudicarsi dall'esterno, certamente sì. Ma se deve guardarsi dentro, ha il dubbio. Sì, quello di sempre, che è anche cresciuto ed è diventato quasi ingombrante. Oh, ha anche un grande rammarico, un tarlo che gli fa male. Per poter vivere intensamente, interamente l'avventura della letteratura, ha dovuto trascurare gli affetti familiari, dare poco alla moglie e alle figlie. Se avesse trascorso con loro maggiore tempo, se le avesse accudite con più attenzione e avesse partecipato ad ogni loro crisi aiutandole a superarle, adesso sarebbe più ricco di emozioni e non avrebbe i sensi di colpa. Si consola pensando però che in fondo in ogni pagina dei suoi libri ci sono loro, o nel colmo dell'intensità dell'amore o nella tristezza dell'assenza, che gli ha insegnato un'infinità di cose. E se le sue poesie e i suoi racconti hanno trovato la strada per parlare a molti, lo deve a Rosina, a Salvatore, a Mena, a Gigino, a Tonino, all'altra Rosina, a Lara, a Serena e a Federica, che perennemente, senza interruzione, sono stati seduti nei suoi occhi e hanno guardato per lui tante cose che fuggivano via in fretta e da solo non avrebbe saputo come acciuffarle. Adesso è aiutato ancora di più perché alla famiglia si sono aggiunte anche Alice e Ginevra. Ha lasciato scritto che il giorno in cui chiuderà gli occhi vorrebbe che non piangesse nessuno e che appresso al suo funerale ci fosse soltanto il becchino con un cane al guinzaglio, giusto per non fare dire alle male lingue la solita frase velenosa: non ha bisogno di essere accompagnato al camposanto. La morte è stata dentro di lui fin da quando è nato e se l'ha tenuta a distanza è dovuto soltanto ad un segreto che non ha voluto svelare. Sulla lapide, se sarà fatta, vorrebbe alcuni versi di Lorca e alcuni versi di Frenò. Bravissima, bravissima. Bravissima Daniela, sei sempre brava. Dante, a parte Tommaso, c'è un personaggio femminile dentro questo libro che un pochino te la senti tu, che ti appartiene? Come ho detto prima, tutti i personaggi femminili. Perché se non si entra nella psiche in maniera seria e totale, come ho detto, vengono fuori degli stereotipi. E allora ogni volta lo sforzo è quello di, come dire, spogliarsi di se stesso. Lo scrittore deve farlo questo sforzo. Faccio un esempio: quando qualcuno vuole dire qual è stato lo scrittore più femminile, parla di Manzoni, perché la psiche di Lucia viene raccontata in maniera straordinaria. Ecco, allora bisogna riuscire ad essere ogni volta quel personaggio. E non è facile, non è facile, perché le parole sono radicate in noi, nell'atteggiamento che noi abbiamo come fatto esistenziale. Allora bisogna uscire da quel guscio e entrare nell'altro guscio. Se si riesce a fare questo, qualcosa, come ho detto prima, si ottiene. Quindi non ho predilezioni per un personaggio in particolare o per un altro. Ogni volta io mi innamoro di quel personaggio e lo vivo. Se non fosse così, mi sentirei male, offrirei qualcosa di falso. La letteratura non deve, tutto deve essere tranne che falsità. È vero, è vero. Hai detto, quando ci siamo incontrati a Torino, al Salone del Libro, hai detto una frase bellissima che l'ho fatta anche mia: se ti alzi al mattino e senti che non puoi vivere un giorno senza scrivere, allora sei uno scrittore. Tu riesci a non scrivere per un giorno?
No, non riesco e non lo faccio neanche se sto malissimo, per un discorso proprio di allenamento. Faccio un esempio banale calcistico: Maradona, che è nato con il genio nei piedi, ignorante com'era, aveva questa genialità, e però nonostante la genialità proprio congenita, se non si allenava andava cadendo nel campo. Non si fa grande letteratura. Qualcuno diceva, mi pare Goethe, poeti si nasce, grandi si diventa. Si diventa con il lavoro assiduo, con le letture, con i confronti, mettendosi in gioco ogni giorno. Quindi scrivere delle pagine, comunque, quando ci si alza la mattina. Naturalmente quando le pagine nascono sotto, come dire, l'improvviso estero di quella che una volta si chiamava ispirazione, ma si può chiamare in mille modi, comunque della necessità, come diceva Rilke. Rilke, nella lettera al giovane poeta, dice una cosa meravigliosa: il giovane poeta domanda, maestro, ma quando devo scrivere? E allora lui risponde, dice, fatti questa domanda, morirei se non scrivessi? Se ti rispondi sì, scrivi, altrimenti lascia stare. Bellissimo, bellissimo. Allora, Dante, con noi eravamo d'accordo, dice, io faccio, ti faccio un'intervista per quanto riguarda il romanzo e lei ti intervisterà di poesia. Io però poi, dopo, quando completeremo l'intervista, vorrei che Danila completasse con un ultimo brano che ho scelto e che mi piace veramente tanto tanto. Prego, Lucia. È la poetica di Dante Maffia, una poetica che prende, che coinvolge non solo i sentimenti, ma coinvolge anche la mente, perché fa sorgere in chi la legge le giuste domande, le giuste riflessioni, perché è una poetica che parla anche della quotidianità, di quello che ogni giorno noi vediamo, ed è una poetica che può cambiare quello che è un modo di vedere le cose. Questo per sottolineare quanto anche la poesia possa, perché no, fare rivoluzione sociale, possa portare nuove idee, possa portare nuove riflessioni. L'ultimo libro che abbiamo letto delle tue poesie, Il poeta e la farfalla, si rivolge, ecco, alla quotidianità delle donne, dell'amore, del come il poeta può vivere un rapporto dall'amicizia all'amore vero e proprio. Ma per immergersi nel libro chiederei a Mino Sferra proprio di leggerci una o più poesie, una o più poesie che hai scelto a caso, perché sveliamola questa cosa. Quando Mino ha detto ma mi piacciono tutte, e allora nella sua semplicità, perché la grandezza dell'uomo Dante Maffia è proprio nella sua semplicità, nella sua umanità, nel suo andare incontro all'altro, e gli ha detto: Mino, apri il libro, la prima che ti capita leggerai. E così è stato. Quale è capitata, Mino Sferra? Due brevissime poesie. Queste sono tutte bellissime, non saprei quale scegliere. Una a caso, così, perché veramente meritano tutte, sono bellissime. Il titolo: Ci sono giorni. Ci sono giorni in cui ti sento come un avvenimento accaduto secoli addietro, lontana come la giovinezza, e non ho capito se la mia paura di saperti rondine che può abbandonare il nido all'improvviso, o se in quei giorni la tua anima è offesa e si vendica. Lo so, sono in torto. Quando tu non eri nata io amavo un'altra, e poi un'altra, e un'altra. Avrei dovuto aspettarti. Il fatto è che ero convinto che fossi tu ogni volta. Lo so, sono in torto. Ma tu? Ma perché mi hai fatto aspettare tanto? L'attesa è il cuore, proprio poggiato sull'orlo del dirupo. Per un attimo
attimo ho creduto che le parole dell'amore si fossero esaurite e ci sono rimasto un po' male, perché non mi va di ripetere a vuoto e con malizia ti amo. C'è il rischio che a forza di sentirlo tu prenda solo il suono e non la sostanza, che è fatta di secoli, di antiche monete coniate al fuoco dell'insensatezza, più meravigliosa, resa perfetta dagli incontri. Per un attimo ho creduto che non si possa racchiudere in tre lettere. La mia e la tua infanzia, i miei sogni e i tuoi e i desideri e le mille accensioni, quelle del cuore, dell'anima e dei sensi. E invece te lo dico, ti amo e sento i palpiti del cuore, il tuo odore di donna, la condanna dell'esistere insanguendoti nelle briciole del pane, nell'avviso dei cardini della porta, nel caffè appena uscito. Una magia. Grazie. Meravigliose, e vedete questo accenno poetico alla quotidianità dell'amore, le briciole del pane, il caffè, la bellezza delle piccole cose del nostro quotidiano. E questo poi il segreto del poeta, poter raccontare, raccogliere quello che è proprio la bellezza delle piccole cose, per poter raccontare e raccontarsi agli altri. Sì, bisogna raccontare e raccontarsi nelle piccole cose, perché la quotidianità può diventare il sublime, quello che resta poi per sempre nel ricordo, nel desiderio, nell'ansia. Se invece partiamo per i massimi sistemi che diventano astrazioni, alla fine non ci comprendiamo. E allora possiamo fare pagine bellissime, qui entreremo in discussione con le avanguardie che hanno parlato soltanto del significante, cioè bastavano suoni alla rinfusa buttati sulla pagina e venivano fatti passare per poesia. La poesia deve avere la sostanza del cielo, la sostanza del passo quotidiano, l'odore del caffè, l'odore dell'amore, l'odore del cielo, cioè tutte queste cose fuse insieme. Tu prima dicevi c'è anche l'intelletto, c'è anche la cultura. Sì, bisogna tentare, poi se ci riesce, ci riescono soltanto i grandi, bisogna tentare comunque una fusione perfetta, una sintesi perfetta tra cultura, esperienza, ispirazione, mondi che si susseguono, per togliere fuori quella parola che poi illumina il senso della vita. Grazie Dante, solo un ultimo passaggio, perché abbiamo letto prima insieme come la poesia può anche fare denuncia sociale, può quindi scuotere le coscienze. Tu l'hai fatto con un piccolo volumetto, Lo specchio della mente, di qualche anno fa, ma che ancora tanto viene letto, in cui si parla di follia. Ecco, e questa esperienza quanto ti ha segnato poter fare l'esperienza di essere vicino a chi soffre di questo male, ma anche poi avere, sentire questa necessità di tradurre questo loro dolore in poesia? Mi ha segnato inizialmente come fatto personale, come fatto sociale. Quando si è a 20 anni si fa politica in genere, poi gli ideali si spengono, ma insomma è un problema molto complesso. E all'epoca ero responsabile di occuparmi dei manicomi in politica. Era una sezione del PSI dell'epoca. E ne visitai parecchi e rimasi scioccato, e poi lasciai andare, abbandonai perfino un contratto con una grande casa editrice per fare un libro bianco sui manicomi. Non riuscii a farlo, fui sconvolto e nauseato anche, devo dire. Poi, dopo una 30 anni, queste figure, naturalmente con nomi diversi, all'improvviso sulla spiaggia del mio paese mi sono riapparse. Naturalmente, ripeto, i nomi non erano quelli veri, a raccontarmi quell'attimo di caduta nell'allucinazione totale,
e ho registrato queste voci. Non vi nascondo che ci avevo preso gusto e volevo che fosse un libro bello corposo, bello sostanzioso, invece a un certo punto si è spento il lume e ho dovuto fermarmi lì. Ma mi pare che il libro, ormai sono quasi 15 anni, continua a vendersi, continua a interessare. Ma i problemi sociali devono entrare, diceva Nelorisi, un grande poeta che ha quasi 90 anni, il fratello del regista, che la poesia, il poeta è un supremo realista. Senza accorgermene, se vado a guardare i tanti argomenti trattati, l'amore naturalmente è principe in questo, ma per esempio già 20 anni fa, più di 20 anni fa, ho scritto un libro che si chiama Sbarco clandestino, cioè in cui narro, anche questa volta sull'onda della Spoon River, narro quello che accade nei nostri mari, con una pietas straordinaria che faceva vedere, naturalmente anche queste cose sono molto cambiate, ma l'occhio era acuto, andava a vedere ciò che stava nascendo, che era un problemaccio di quelli pesanti. Sì, la poesia non è soltanto il belletto della parola e del sociale o dell'arte. La poesia, se è tale, anche quando parla soltanto del fiorellino, mette, come dire, una zeppa tremenda, come fosse una piccola bomba, nel circuito della visione proprio che si ha. E se questo si fa, prima o poi le cose fioriscono. E concludiamo dicendo che avete notato come questo excursus poetico noi abbiamo potuto godere dell'umanità di Dante Falsivia, che si fonde con la sua poetica in un uomo grande di ieri e di oggi e sicuramente Dante anche di domani. Francesca, io, te conclude? Allora, no, io c'è una lettura ancora di un quasi l'ultima pagina del libro che mi piace molto perché la sento veramente mia, e poi dopo naturalmente ci piacerebbe ascoltare una poesia come conclusione dalla voce di Dante Maffia. Certamente, certo. Concittadini, io non vi prometto il paradiso. Vi prometto soltanto di cacciarvi dall'inferno dove vi hanno conficcati questi bastardi sfruttatori che non riescono a vedere più lontano d'un palmo dal loro naso. Li batteremo se credete anche voi che è possibile cambiare, che è possibile riprenderci la nostra dignità. Che cos'è la dignità? Essere se stessi senza dover abbassare il capo davanti alle prepotenze, senza doversi inginocchiare per chiedere lavoro. Il lavoro è un diritto, non è carità, anche se il prete fa confusione di proposito. Gridiamo tutti ad alta voce che non siamo schiavi né servi, che da oggi in poi vogliamo essere chiamati per nome e non essere apostrofati con disprezzo e in maniera anonima. Tommaso, ricorda che la banda suonò una notte intera e che Ciccio Viceconte fu portato in braccio per ore, fino allo sfinimento, fino a che sul mare cominciò ad affacciarsi la ruota del sole. Grande, grande, bravissimo. Brava Danila, bravo Dante. Beh sì, per concludere, visto che è tutta Calabria, una poesia dedicata alla Calabria. La Calabria che lo scirocco sferza, non so se venendo o andando verso il mare. La campagna ora arsa, ora verde, con pompa magna di vigneti e ulivi, è sempre qui, ingombra la mia anima, la tessera di stesse nei giulivi pomeriggi d'estate, negli inverni amari e tristi d'ore interminabili. La Calabria che pretende amore e non sa bene
se sia donna o falco, io la sradico, la esalto, la sotterro, la benedico e maledico, e poi la invoco, madre, tomba, cielo, condanna, luce che non tramonta mai, casa aperta sul mare, mio rifugio eterno. Grandissimo, grandissima emozione ascoltare dalla tua voce i versi. Benissimo. Francesca, ci vogliamo alzare un attimo, certamente, così certamente. Tutto il pensiero. Un riconoscimento a Dante Fafia, lui ne ha avuti tanti, ma questo è un altro piccolo tassello di, vieni, amore, di amore per te, per la tua poesia. Resta con Mino. Noi, resta con noi. Intanto, Mino, resta con noi, Dante, ti puoi avvicinare. Allora, siccome. Dante, se vieni qua in centro, visto che siamo, io inviterei, se possibile, vieni Carmine, anche mio marito, quindi passa la telecamera a qualcun altro, perché è il nostro premio importante, ci devono essere tutti quelli di Radici. Vado? Sì. Conoscere le mie radici. Dante Maffia, scrittore, poeta, saggista, per il grande impegno letterario che lustro e orgoglio dà al nostro territorio, contribuendo in modo fattivo alla sua crescita culturale, consegna il premio la Presidente internazionale di Radici, Francesca Callello. Date, ma vogliamo invitare invitiamo tutti gli ospiti, tutti gli ospiti che hanno resistito, una foto, Silvestro Neri per fare una foto, allora, tutti gli ospiti di queste serate, coloro che hanno resistito, però vorrei fino dire una cosa, Lucia, certamente, mentre allora, ci raggiungono, ci tengo a dire una cosa, doveva essere con noi il maestro Popiavati, pomeriggio mi ha telefonato l'assistente e avevano appena finito di girare Strongoli e mi ha detto sono molto molto stanco, non ce la faccio proprio nemmeno tenere gli occhi aperti, quindi se ci puoi raggiungere gentilmente in albergo a San Giorgio sarò onorato di ricevere la targa Radici, così siamo andati in una macchina piena, io, mio marito, Lucia, Dante e Mino, siamo andati e abbiamo avuto l'onore, il grande onore di stare insieme a lui. La cosa bella è stato che abbiamo parlato di Briganti, abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato di Museo Lombroso, ma anche di poesia, perché è un intimo e carissimo amico di Dante Maffia, e che porta gli auguri e saluti a Radici e a tutti quanti voi, sperando, augurandosi di poter essere presente sul nostro palco di Radici al più presto possibile. Dobbiamo rifare la foto mentre consegni la targa, perché c'è stata una defiance del nostro fotografo. E adesso ci mettiamo tutti, prima eravamo, allora, tutti coloro che hanno resistito, il caro dottor c'era Bruzzese, una targa anche per te, Lucia. C'era una targa anche per me, mamma sì, mia. E tu ci hai fatto tornare indietro, quindi ora te la daremo. Dovevamo velocizzare, dobbiamo andare avanti. Facciamo una foto tutti insieme. Facciamo una foto tutti insieme. Dobbiamo, deve andare avanti. Allora, mettiamoci, vieni. È sì, bellissimo, ecco. Vedere i protagonisti anche delle altre serie. Giuseppina Tripodi ha resistito. Ah, ecco. Allora. Se aveva resistito. Allora, la Camera Regionale della Moda, Menosferra. La Camera Regionale della Moda, il Presidente Menosferra e a Lucia De Cristoforo. E io la voglio da Abruzzese, però. No, non te la vuole dare perché l'hai mandata indietro prima, è vero? No, grazie. E adesso facciamo una bella foto di gruppo. C'entriamo tutti, c'è anche la mia nipotina. C'entriamo tutti, mi metto io dietro. E non ci resta che, Francesca, di dare appuntamento al prossimo anno. Allora, io prima di fare questa foto volevo dirvi, anche se siamo rimasti in poco, mi onoro della vostra presenza, sono stata onorata della vostra presenza, siamo arrivati alla terza edizione, vi ringrazio tantissimo di essere sempre stati qui con noi, di avermi sempre onorato, perché ogni volta che ho fatto qualcosa, io come Francesca Callello, io come Radici e noi come Radici, come Calabresi, siete sempre stati presenti. Vi ringrazio tanto e arrivederci all'anno prossimo. Al prossimo anno.
anno, al prossimo anno ancora qui in questa piazza. Stesso posto, sì, stesso mare. Stesso posto, stesso mare, stessa terra, stessa piazza. Stesse radici. Vedremo. Stesse radici, sicuro. Stessa piazza vedremo. E faremo, sì, radici che si rinnovano, appunto. Radici che si rinnovano. Stanno salendo altri amici. Chi sono? La foto, c'è Lucia Sacca. Antonio! Lucia Sacco, certo. Antonio, e dove abbiamo lasciato il consorte col farfallino? No, lui deve fare le foto. Farfallino, dove sei? Ecco qua. Che Antonio, vieni, ti voglio vicino a me. Vieni, Lucia, cara. Ecco qua. Chiaramente di queste serate faremo un servizio su Albatross Magazine, inutile dirlo, io sono qui, ma non solo per questo daremo spazio alla manifestazione, ma per i grandi contenuti, per le grandi personalità che ha ospitato. Quindi questa foto ci unisce tutti in un unico grande abbraccio, un abbraccio di storia, di cultura, di poesia, di arte e perché no di moda. Grazie a tutti e al prossimo anno. Grazie a tutti. Anzo, sabato, gli stessi. C'è un mazzo di chiave, signora.